Uno dei cambiamenti più significativi che hanno modificato l'assetto delle società occidentali nel corso dell'ultimo secolo è stato l'aumento progressivo della longevità e di conseguenza l'aumento della popolazione anziana, che a questo punto sta diventando sempre più rilevante anche ai fini delle politiche sanitarie. È noto che i problemi di alcol di cui noi ci occupiamo, come CESTET, colpiscono ogni fascia di età e quindi le persone anziane ne sono anch'esse colpite. Anzi, per certi versi, sono una popolazione particolarmente a rischio in quanto sono portatori di specifiche vulnerabilità proprio dovute all'età e all'invecchiamento dell'organismo. I dati che riguardano la descrizione delle problematiche connesse ai problemi dell'abuso e della dipendenza nella popolazione anziana li potrete trovare nell'articolo di cui questo video fa parte, pubblicato sul sito del CESTEP. Invece abbiamo voluto sottoporre ad uno specialista neurologo e psicogeriatra, il dottor Angelo Oliva, alcune domande perché ci aiutasse a capire che cosa prova una persona anziana, come vive la sua vita nel mondo di oggi e quali sono i suoi punti rischio che possono farlo accostare all'alcol. Sono elementi che, proprio facendoci capire chi è l'anziano e cosa prova, ci possono dare un ulteriore contributo per la cura e soprattutto per la prevenzione di questa pericolosa, insidiosa patologia. Per entrare subito in argomento, dottor Oliva, una domanda a bruciapelo. Chi è l'anziano? Come vive la sua vita? Quali sono i suoi vissuti? La risposta non è semplice, perché oggi la popolazione over 65 è costituita da gruppi molto eterogenei di persone, sia per storia, sia per caratteristiche genetiche, sia per aspettative. Queste persone, cioè, sono state definite da una giornalista in modo molto simpatico la generazione felice, perché di fatto è partita più o meno con ricordi della guerra e dei disagi, ha partecipato alla grande rimonta, la grande epoca di entusiasmi del miracolo economico, ha collaborato a costruire novità sociologiche importanti, il divorzio, le novità dei contratti collettivi di lavoro, cioè espressione di un'effervescenza creativa, e si è trovata a partecipare alle innovazioni tecnologiche di grandissimo rilievo, dall'andare sulla Luna, all'andare su aerei moderni e veloci che ha accorciato le distanze. Tutta questa generazione che ha partecipato a tutta questa vitalità ed effervescenza si trova a un certo punto un po' fuori da un sistema che in qualche modo è passato di mano alla generazione successiva, generazione con altre aspettative, con altri bisogni e con minori entusiasmi. Questo mi pare molto evidente. Ecco, e in questo caso, questo cambiamento di questa tipologia dell'anziano, no, che è molto diversa da quella del secolo scorso, che vissuto ha del suo tempo, del tempo che vive? Ecco, io penso che se noi ci immedesimiamo in una persona che da una parte ha avuto il tempo di soddisfare molte aspettative creative e molte curiosità, perché molti hanno girato il mondo, molti hanno avuto una loro attività imprenditoriale, molti anche nell'ambito del lavoro dipendente hanno visto modificarsi il lavoro dipendente, non so, io dalla catena di montaggio a modi molto innovativi di costruire un'automobile. Tutte queste persone si trovano oggi in qualche modo collocate nella logica del mettiamoli a riposo, mentre non hanno nessun interesse nel riposo, perché si sono nutriti per molti anni invece di grandi emozioni. Quindi io credo che oggi il problema dell'anziano è come permettere
di rimanere all'interno di un mondo emozionalmente gratificante? Bene, io credo che questo ci dà già una immagine, no, di questa tipologia di persone. Ecco, se noi vogliamo un po' anche entrare in alcune aree specifiche, dobbiamo pensare che l'anziano comunque, col passare degli anni, col passare del tempo, va incontro a una serie di modificazioni nella sua vita. Gli anni passano, la salute magari viene meno a molti anziani, ci sono delle perdite, perché magari muore il coniuge o muoiono i compagni, c'è il pensionamento, qui una serie di, certo, di traumi, di perdite. Come affronta l'anziano queste perdite, questi traumi? In parte, diciamo, con l'esperienza, con quella che noi chiamiamo la saggezza o la metodologia che ha saputo costruire utilizzando le sue risorse negli anni precedenti. Per cui esistono persone che sanno affrontare i problemi, che sanno in qualche modo sviluppare con le risorse a disposizione meccanismi adattativi e quindi produzione di soluzioni abbastanza gratificanti. In parte abbiamo invece personalità che in qualche modo si sono affidate ad altri per tutta la vita e che si trovano non potersi più affidare, per esempio, un coniuge che non c'è più. E hanno grosse difficoltà ad affidarsi a nuovi personaggi tipo badanti, oppure si affidano con grande ingenuità e quindi con grandi risultati negativi. Io credo che quindi la diversità dell'anziano è legata alla storia che l'anziano ha costruito, al romanzo che ha scritto della sua vita. E questa diversità comporta da parte della società una grande capacità di mantenere vitali risposte varie, perché i bisogni non sono mai stati così diversificati tra di loro. Insisto però sul bisogno fondamentale: l'anziano ha bisogno di rifornirsi di emozioni, come tutti gli esseri viventi. Ecco, quindi da quello che lei dice, l'anziano ha delle risorse che si è costruito poi piano piano nel tempo. Certo. No? Noi come possiamo aiutare l'anziano a rifornirsi di emozioni, come lei dice, o comunque ad affrontare la vita che si trova davanti? Diciamo sostanzialmente mantenendo un atteggiamento di maggiore curiosità rispetto alla tipologia, alla personalità dell'anziano che abbiamo davanti a noi o con il quale abbiamo un contatto affettivo o con il quale abbiamo dei contatti professionali, proprio cercando di rivalorizzare la soggettiva originalità di ciascun anziano. Perché dietro questa originalità ci sarà anche la tipologia specifica della sua bisognosità, talvolta un po' nascosta, talvolta un po' camuffata. Per esempio, l'anziano è spesso molto timido nell'esprimere i propri bisogni, li esprime un po' in codice. Dottore, mi misuri la pressione, ma in realtà vuole dire: dottore, si occupi di me, mi dia una rassicurazione sulla mia salute. Mi tocchi anche. Mi tocchi, esatto. Per cui io credo che l'invito che io faccio a tutte le persone che si occupano degli anziani di occuparsi di una persona, non di una categoria, perché la categoria è estremamente varia e le persone sono di una straordinaria e talvolta anche di una sorprendente originalità. E quindi dovremmo a questo punto utilizzare non più il termine anziano, ma anziani, quindi la situazione negli anziani vuol dire tante persone con tante vissuti diversi, con tante esperienze diverse. Esattamente, molto spesso il nostro atteggiamento in fondo protettivo viene vissuto dall'anziano come un atteggiamento castrante: non fare, non dire, riposati. Ma lui non ha questi bisogni, molte volte ha bisogno di rassicurazioni, ha bisogno di sentire magari meglio misurate
le risorse del proprio corpo, quindi chiede al medico, mi dica che cosa posso fare, non quello che non posso fare. E questo molto spesso noi non lo facciamo, perché la stessa etichetta di casa di riposo, io continuo a dire che dovrebbe essere profondamente abolita, perché, tanto perché ha un sottile assonanza con il riposo eterno, no? con l'eterno riposo. In più non è detto che l'anziano abbia voglia di riposarsi, anzi spesso dorme meno, spesso ha soddisfatto delle curiosità che noi magari non immaginiamo più presenti in lui, perché lo consideriamo vecchio, invece no, è perché semplicemente le ha soddisfatte. Quindi la nostra società deve rivedere anche un po' i suoi criteri per affrontare questo problema, perché da quello che lei diceva un attimo fa, no? la casa di cura o la casa di riposo, no? Non risponde a delle necessità dell'anziano. Infatti, quindi bisogna inventare modalità nuove. Inventare modalità nuove, modalità divise secondo me, secondo la cultura di origine, perché è molto diverso occuparsi dell'anziano dell'Italia del Nord rispetto a quella dell'Italia del Sud, o dell'anziano danese rispetto all'anziano newyorkese. Perché c'è dietro una storia profondamente diversa, aspettative diverse, sensibilità diverse, che vanno valorizzate. Perché se io non le valorizzo, aiuto negativamente una persona a costruire delle richieste più in codice, che sono quelle che, di moltissimi anziani che passano ora al pronto soccorso perché qualcuno si occupi di loro. Si occupi di loro, ma in realtà non del loro cuore, ma del loro mondo emozionale. Certo, quindi ci vorrebbe una società più elastica e più attenta, più sensibile. Esattamente, più sensibile. Senta, dottore, per tornare un po' a quello che è il nostro obiettivo, che è quello di occuparci dell'alcolismo negli anziani, direi a questo punto, più che nell'anziano, no? Ecco. Gli anziani si trovano, come noi vediamo, a avere i primi contatti con l'alcol e poi alcuni a maturare un abuso, una dipendenza, in base a delle situazioni particolari che vivono, e noi parliamo di punti rischio. Quali sono, secondo lei, questi punti rischio dell'anziano? Beh, in primo luogo l'alcol, soprattutto il vino, ma anche non solo il vino. Basta frequentare un bar al mattino e si vede molto spesso il caffè corretto già alle 8 del mattino. Molto spesso, dicevo, l'uso dell'alcol per l'anziano è stato un rituale che lo ha seguito per una gran parte della vita. Ovviamente non sa, o sa poco, che cambiando gli anni della sua vita cambia anche la tolleranza all'alcol, quindi la società potrebbe con serenità, ma anche con attenzione, raccontare all'anziano una maggiore attenzione all'uso cronico dell'alcol. In parte però è anche vero che l'anziano usa l'alcol in momenti sociali. Nella vecchia osteria di ieri, nel bar con la partita a carte, l'alcol ha anche una funzione appunto di rifornire di emozione, di amplificare un po' certe emozioni in termini di cordialità, in termini di scioltezza, di rapporto con l'altro, in termini di disinibizione lieve che facilita il contatto. Molto più serio e spesso sottovalutato invece è l'incontro con l'alcol come novità in termini di automedicazione, di una sofferenza che l'anziano sta provando perché, per esempio, ha perso persone care, e soffre di un sentimento doloroso e nuovo che è quello della solitudine, e scopre come l'alcol in qualche modo medica per un certo numero di ore certi stati d'animo. Lì io credo che la cultura generale, il familiare, il medico di base, dovrebbe vegliare per suggerire all'anziano una terapia vera e non una terapia
ingannevole come quella dell'alcol, che non risolve il problema, lo alleggerisce per qualche ora, ma ne crea poi molto più drammaticamente in seguito altri. Certo, e questo è molto chiaro e molto, ci fa molto riflettere, no, quello che lei dice. E noi come società, perché poi quando c'è la terapia magari entrano gli specialisti, eccetera, ma come società cosa possiamo fare per prevenire questi rischi, per evitare che l'anziano cada in questo contatto che può essere poi un abbraccio mortale? Io credo che appunto se la società meglio riuscisse a comprendere quali sono i bisogni di rifornimento emozionale dell'anziano, con piccole mosse, ma anche direi proprio per tentativo ed errore, potrebbe studiare sistemi per favorire le emozioni dell'anziano. Da anni sostengo che i mezzi pubblici dovrebbero essere utilizzabili in termini pressoché gratuiti in certe ore della giornata, ma questo vale anche per le mostre, vale anche per le mostre con dei piccoli trucchi. Se tu vieni accompagnato da un ragazzino, ti faccio pagare la metà o ti regalo il prezzo del tuo nipotino, cioè mettere l'anziano in condizioni di poter partecipare in modo vitale al tessuto sociale sentendosi una risorsa, non uno scarto. L'elemento nuovo, secondo me, della società è quello di considerare tutti gli appartenenti alla società una potenziale risorsa. Se non li usa, è colpa della società, non colpa delle persone. Dottore, siamo verso la fine di questa nostra bellissima chiacchierata e le chiederei di dare una frase, un pensiero, no? Di rivolgere un pensiero a tutti quegli anziani che si trovano in difficoltà con i problemi dell'alcol. Cosa direbbe loro? Direi prima di tutto che credo di poter capire, di poter rappresentare dentro di me la loro sofferenza, quindi che la loro sofferenza è dignitosa, non è insensata. È insensata per chi non se ne vuole occupare, per chi se ne spaventa, per chi rimane in una condizione di superficialità. Però direi contemporaneamente, come spero e immagino di poterti capire, immagino anche di poterti suggerire una soluzione reale, non ingannevole. Quindi c'è speranza. Quindi c'è speranza. E infine, ancora le farei ancora 100 domande, ma questa gliela faccio. Ai familiari di questi anziani che hanno la problematica dell'abuso, della dipendenza da alcol, cosa potrebbe suggerire per dar loro un incoraggiamento, una spinta a far qualcosa? Ecco, anche i familiari dico sempre, talvolta la posizione moralistica, la posizione di critica è la più sterile. La capacità di comprendere, la capacità di chiedere all'anziano aiutami a capirti, ti considero una persona che possiede un patrimonio che è legato alla storia della nostra famiglia, quindi perché ti dovrei trattare male? Perché dovrei metterti via? Valorizzo il tuo patrimonio, aiutami a valorizzarti. Bene, dottore, la ringraziamo molto, quindi ringraziamo il dottor Angelo Oliva, neurologo e psicogeriatria, per il tempo che ci ha dedicato e per averci illuminato su alcuni punti così interessanti della vita degli anziani. Grazie. Grazie a voi.